Oggi sono venuti a trovarci da Bologna i Tempolo Venus. Prima cosa, i Tempolo Venus mi hanno fatto tirare fuori una maglietta storica per me, che è quella di New World. Adesso ci spiegheranno loro perché io le indosso. Hanno una storia molto lunga e quindi cerchiamo di condensarla brevemente. Perché vi chiamate Tempolo Venus? Tempolo Venus perché si narra che fosse uno dei nomi scelti appunto da New Order quando dovettero chiamare New Order alla morte di Ian Curtis, e quindi è una leggenda metropolitana, non c'è tanta roba scritta a riguardo, si fa un po' fatica a trovarla. Trovare qualcosa di vero, diciamo. Esatto, però si dice così. Ok. Quindi, scelta del nome è legata alla suoni, alla musica che voi fate, suppongo, giusto? Adesso datemi una definizione nel 2011 di quello che voi fate e non di quello che facevate nel 1984. Sì, adesso diciamo che comunque abbiamo cercato di creare un prodotto, comunque non un prodotto, un album che sia complex per l'appunto, che sia più, che parta comunque da quelle sonorità, da quella cultura degli anni Ottanta in cui noi siamo nati, comunque Piero e in parte anch'io abbiamo vissuto, e quindi di renderla. Comunque di renderla partecipa alla gran parte del pubblico, comunque rifacendoci a quelle sonorità che erano appunto degli anni Ottanta. Beh, diciamo che il vostro ultimo album, appunto, che è uscito da pochissimo, da un paio di mesi, se non erro, è un disco che ascoltandolo potrebbe essere molto funzionale anche a un certo tipo di discoteche, secondo me. Cioè, non è un album da amanti della dark new wave, come potevano essere i precedenti. È un passo in avanti, per me, io lo ritengo un passo in avanti. L'idea era questa oppure no? Viene venuto fuori così l'album. È venuto fuori perché, diciamo, le cause contingenti ci hanno portato a creare questa cosa che alla fine si è poi nata da sola, come in generale poi la maggior parte dei gruppi fa. Cioè, è difficile mettersi a tavolino, è anche brutto secondo me mettersi a tavolino e definire un genere. È venuto fuori questa cosa che è un po' più elettronica dei nostri dischi precedenti, ci piace un casino e piace molto anche agli altri, che ci fa ancora un piacere. Certo. Tra l'altro so che avete fatto anche recentemente un secondo tour in Inghilterra. La risposta com'è stata del pubblico inglese nei La confronti del risposta gruppo sì, italiano? è stata decisamente positiva, infatti noi siamo rimasti appunto appagati e contenti delle serate. Abbiamo organizzato due mini tour, uno quest'anno e uno un paio d'anni fa appunto. Devo dire che in generale il pubblico inglese, specialmente quello londinese, che è un po' multietnico, quindi è aperto a diverse culture o comunque all'interazione multiculturale, cioè, ha capito Apprezzato, sì, apprezzato quello che noi abbiamo comunicato, cioè, c'era gente che comunque ballava, partecipava ai nostri concerti, quindi quello ci ha logicamente ci ha lasciato contenti, soddisfatti. soddisfatto, certo. Cosa amate trattare nei testi delle vostre canzoni? Quasi tutto è introspezione. Infatti, senza volere, quasi senza volere, Messiah Complex è venuto fuori una specie di concept. E è venuto fuori da solo, nel senso che oltretutto anche la storia si dipana. Io ho visto questo Sandy, questo Sugar Sandman, questo simpatico sereno che ti arriva nei sogni, e che praticamente si trova a vivere una serie di situazioni. Ma Sandy è nato praticamente dal nulla, dal progetto grafico, e da lì appunto si è sviluppato il disco senza volere, a livello di testi, insomma. Anche l'aspetto grafico è un passo in avanti, secondo me, sempre, quindi un parere personalissimo, Condividiamo rispetto agli altri assolutamente. album. Come avete trovato chi vi ha fatto la grafica? Questo Sì, Luca lo conoscevo da diversi anni, diciamo così, quindi sapevo che comunque aveva partecipato con altri gruppi e fattispecie abbiamo chiesto di collaborare appunto con noi perché avevamo intenzione di fare qualcosa che avesse anche un impatto visivo un po' più, che diciamo così fosse in grado di darci giustizia su questo album, mettiamola così. Quindi devo dire che la realizzazione che poi abbiamo curato per l'appunto la stampa, proprio la parte fisica che abbiamo curata, comunque è stata curata a Londra, diciamo che ha dato vita a questo progetto grafico che a noi è sinceramente piaciuto. Certo. Ricordiamo, per avere maggiori informazioni su di voi, i siti Facebook e via discorrendo quali sono. www.tempolovenus.it, che è la nostra homepage, il nostro sito, e su Facebook con Tempolo Venus, in MySpace con Tempolo Venus, e anche a Verbnation con Tempolo Venus. Giustamente. Allora, grazie ai Tempolo Venus che sono a questo punto diventati i New Order.